Senatrice Drago. Impiegherò appunto 3 minuti semplicemente perché vorrei porre l'attenzione su un fatto legato ad altri, a una vicenda particolare del comune di Trecastagni in provincia di Catania. Gentile Presidente, onorevoli colleghi, alcuni recenti fatti di cronaca avvenuti in Trecastagni, comune della provincia di Catania, hanno suscitato allarme e preoccupazione all'interno della cittadinanza e non solo. Mi riferisco in particolare alle vicende che hanno portato allo scioglimento per mafia del Consiglio e della Giunta, del Consiglio e della Giunta Comunale lo scorso 8 maggio, conseguenza inevitabile di quanto emerso dalle attività investigative svolte alla fine dello scorso anno dai commissari della Prefettura nell'ambito della cosiddetta inchiesta Gorgoni. L'attività investigativa, durata 3 mesi, ha accertato il comportamento infedele di un dirigente e un funzionario del Comune, i quali, nell'ambito delle procedure volte all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, avrebbero in più occasioni favorito un imprenditore ritenuto dagli inquirenti vicino ad ambienti malavitosi. Risulta tra l'altro che uno dei soggetti interessati sia ritornato in servizio, anche se destinato ad altro ufficio. A tale gravissima circostanza hanno fatto seguito ulteriori avvenimenti che hanno contribuito ad accrescere la preoccupazione della cittadinanza. Presidente, io mi potrei fermare qua. Credo che sia poco educativo questo atteggiamento giornalmente, puntualmente, quando un senatore o un collega parli, faccio una relazione di qualsiasi tipo. Io sono un insegnante, abbiamo spesso scolaresche qua alle quali diamo testimonianza di inciviltà. Senatrice, chi non ha interesse ad ascoltare sta uscendo, quindi qui di incivile non c'è nessuno, francamente. Posso? Prego. Mi permetto di dire che si educa con la vita e non con le parole. Vado avanti. A tale gravissima circostanza hanno fatto seguito ulteriori avvenimenti che hanno contribuito ad accrescere la preoccupazione della cittadinanza. In particolare, lo scorso 18 maggio, questo è l'avvenimento particolare a cui vorrei dare risalto e che la stampa non ha appunto evidenziato, solamente la stampa locale. In particolare, lo scorso 18 maggio, ignoti hanno incendiato parte della chiesa Madonna dell'Aiuto, monumento del XVII secolo, lasciando evidenti tracce della natura dolosa del gesto compiuto, quasi a voler lanciare un chiaro messaggio al destinatario della loro azione criminale. Si è trattato di un atto di intimidazione contro la Chiesa, in un sud dove sono assenti le istituzioni, dove il folklore religioso si sposa spesso con la mentalità mafiosa e dove si minimizza il valore del bene pubblico. Tali fatti rendono palese e inderogabile la necessità di potenziare la presenza delle forze dell'ordine in loco, intervento che concorrerebbe, per cortesia. Sì, che concorrerebbe a dare un chiaro segnale di vicinanza dello Stato. Non meno incisivo potrebbe essere un intervento di restauro della Chiesa, che concorrerebbe a dare agli abitanti un segnale di speranza in virtù di soluzioni volte a ristabilire lo splendore di Trecastagni, comune alle pendici dell'Etna. Grazie.